Le donne sono più cattive degli uomini. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi voglio trattare questo argomento molto critico da parte mia. Tengo a specificare che questo è un video di critica, non è un video di diffamazione, non è un video che va a condannare le donne, sia ben chiaro, perché tutte le donne per me sono sacre, tutte le donne per me sono meravigliose, tutte le donne per me hanno un valore immenso. È semplicemente un video di critica. Infatti, ogni essere umano, grazie al fatto che esiste la libertà di espressione, sancita dal 21esimo o dal 20esimo articolo, può esprimere e deve esprimere la propria opinione. Quindi quella che sentirete è la mia opinione. Ricordandovi che questo video però nasce per il mio fan chiamato Salvo Maccarrone, il quale poco tempo fa ha donato qualche euro. Allora, innanzitutto, le donne sono sacre, io non sono un misogino, anche se qualcuno si è permesso di etichettarmi, di bollarmi come un misogino, quando sono io il primo a riconoscere l'importanza delle donne, a riconoscere la bellezza che hanno le donne e soprattutto il fatto che le donne oggi come oggi purtroppo soffrono per colpa di esseri veramente cretini. È una mia opinione, sia ben chiaro, ok? Quindi le donne, quindi ripeto, sottolineo, le sono sacre, le donne hanno un valore immenso, le donne contano una marea, perché il valore che una donna ha, secondo me, è un valore straordinario. Voi pensate che senza una donna noi non possiamo fare un figlio, come ovviamente senza un uomo, va bene? Perché l'uomo ci mette lo sperma, il seme, la donna ci mette la vulva. Ora, voi però dovete sapere una cosa, ed è che nei tempi attuali, grazie al fatto che esiste internet e soprattutto esistono i social network, le donne non sono più come una volta, va bene? Perché se mentre una volta una donna era un essere che a mio avviso non se la tirava veramente poco e niente, oggi come oggi, per il fatto che esistono i social network, non dico tutte le donne, ma la maggior parte se la tirano un sacco, si credono di essere delle dee sulla terra e soprattutto si danno un potere elevato, un valore elevatissimo. Questo perché? Perché sanno che ci sono poche donne che aprono le gambe. Di conseguenza, molte donne, sapendo questo, evitano scrupolosamente di andare a realizzare una cosa del genere, ok? Ora, io voglio appellarmi al buon senso, il senso civile, il senso etico e soprattutto a quello che è effettivamente parlando il cervello di una persona, che mi auguro sia un cervello di una persona conscia, consapevole, che non sia idiota, che non sia cretina. Ok? E vado dicendo, sapendo che la donna di oggi è molto molto tirata, sapendo che la donna di oggi ha certe mire, secondo me sia ben chiaro, sapendo che la donna di oggi continua a darsi un valore immenso, non si può di certo ammettere, non si può di certo stabilire di conseguenza che la donna di oggi sia del tutto buonissima. Bene, proprio perché, ripeto, esistono questi social network. Ora, io sto esprimendo una mia opinione, capito? Cioè, non voglio che qualcuno mi venga a dire, ma tu stai dicendo cose contro di me. No, perché io sto esprimendo una mia opinione. Tu, se sei una ragazza, una donna, non è detto, ripeto, non è detto
che io stia parlando di te, perché magari tu, che sei ragazza e che sei donna, non sei effettivamente parlando come sto dicendo io, quindi una ragazza o donna cattiva. Ok? Quindi non è che sto criticando, o meglio, sto andando a inimicarmi le donne. E ripeto che non sono un misogino e non lo sono mai stato e mai lo sarò. Questo per specificare, ok? Allora, io dico, se non esistessero, ripeto, sottolineo, se non esistessero i social network, io stabilirei che le donne di oggi sono la maggior parte buone, ma per il fatto che di fatto, de facto, esistono i social network, per il fatto che esistono, ripeto, i social network, mi sento di identificare le donne come cattive, non tutte, ma secondo me la maggior parte. Va bene? Perché il social network divide. Ok, qualcuno pensa, ma il social network, no, è uno strumento di aiuto, no? Che ti aiuta, ti fa stare bene, ti dà un sacco di soddisfazioni, no? Trovi una ragazza, trovi una donna, no? Perché la donna nei social, secondo me, diventa aggressiva, ok? Una donna, se si iscrive ad un social network, a parte che si ritroverà una marea di uomini che la andranno a disturbare attraverso una quantità impressionante di messaggi privati sul Messenger, va bene? In secondo luogo, quella la stessa ragazza, quella stessa donna, con ogni probabilità continuerà a incrementare nel suo ego, continuerà a aumentare a dismisura il suo egocentrismo. Ok? Quindi, se non esistessero i social network, io vi potrei garantire che le donne sarebbero buone, ma ripeto, è normale che una donna di oggi, secondo me, sia cattiva per quello che sente anche in TV, va bene? Cioè, ma poi cattive nel senso anche di attente, va bene? Quindi la cattiveria è in realtà un aspetto che si va a palesare in una attenzione maggiore per quanto riguarda quell'essere umano chiamato donna. Adesso sto entrando in un tunnel, guardate che spettacolare questo tunnel, ragazzi, guardate che spettacolo. Primo tunnel, ragazzi, guardate, tutto interamente dipinto, pulito, profumato stranamente, a Roma, Roma. Stranamente sono a Roma e guardate che colori. Bene, questo tunnel, se non erro, dovrebbe togliere forse l'inquinamento, azzardo a dire. Ma guardate la bellezza di queste forme. Guardate che paesaggio, ragazzi. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Dovrei fare un video di questo magnifico tunnel. Non sento neanche l'odore di piscio. Ok, chissà dove sono i barboni. I barboni di Roma, dove sono? Insomma, io dico una cosa. Ed è che le donne di oggi, se, ripeto, se andassero a togliersi dai social network, probabilmente diventerebbero molto più buone. Ma oggi come oggi, una donna è giustificata nell'essere e o nel diventare cattiva. Perché? Domanda. Risposta leandriana. Perché se ne sentono di ogni. In TV una donna o ragazza accende e il TG ci dice è stata violentata, è stata stuprata, è stata ammazzata una ragazza o una donna. Quindi nell'attuale, nel presente, una persona che appartiene al genere femminile deve per forza di cose essere cattiva nei confronti degli uomini, o meglio, tenere gli occhi bene aperti, perché anche dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista mentale,
un uomo in genere è molto più forte rispetto a lei. Infatti, la donna viene etichettata come l'essere indifeso per eccellenza. Ok? Quindi, caro Salvo Maccarrone, tu che mi hai richiesto questo video di oggi, io ti vengo incontro dicendoti che le donne di oggi, secondo me, non dico tutte, ma la maggior parte sono cattive, ok? Però se sono cattive sono giustificate nell'esserlo perché se ne sentono di ogni, perché l'uomo è sempre più maiale, perché la cattiveria del maschio è evidente, quindi una donna non può essere ingenua, ma deve tirar fuori le palle alla grinta perché c'è l'uomo che avanza e in maniera piuttosto nitida continua ad essere un lurido porco. Quindi, per evitare di finire male, una donna si autocostringe nell'essere cattiva. Quindi, questo è il fatto, di fatto, de facto. Va bene? Quindi, per il resto, c'è Mastercard, no? Per il resto, quello è ciò che vi vengo a dire oggi. Punto. Quindi, due motivi. Il primo, brevemente, una donna non si può permettere di essere buona, perché se fosse buona ci sarebbero troppi uccelli pronti a fottersela, va bene? Quindi deve stare attenta, deve essere cattiva, non può permettersi di essere buona. Ma se è cattiva lo è anche grazie ai social network e per quello che sente in TV. Quindi quando accende la TV sente ogni notizia brutta e in secondo luogo, non di secondaria importanza, una donna purtroppo è obbligata a essere cattiva, diventare, tramutarsi in cattiva, anche perché esistono questi social network, va bene? Quindi social network è una, chiamiamola, non ancora di salvataggio, ma è uno strumento che peggiora i caratteri, va bene? Questa è la mia opinione. Ciao a tutti da Leandro, conosciuto italiano, e grazie al caro Salvo Maccarone che mi ha richiesto questo video. Spero di esserti stato utile, d'aiuto. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Ciao a tutti.